Regge la quarta ondata di Covid della Regione Campania, lo fa meglio di altre in Italia, a dirlo numeri alla mano il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E se pensiamo che siamo la regione a più alta densità abitativa d'Italia e d'Europa in alcuni territori e ancora oggi siamo la regione che ha il numero più basso di decessi Covid e il numero più basso di ricoveri in terapia intensiva, siamo ieri a 22 ricoveri, tutti non vaccinati, se teniamo conto del fatto che abbiamo lavorato con 10.000 dipendenti in meno nel sistema sanitario campano, colgo l'occasione per ringraziare di cuore i nostri medici, infermieri, amministrativi, tecnici, ci rendiamo conto che davvero abbiamo fatto un miracolo. Chiedo solo ai nostri concittadini di aiutarci con il senso di responsabilità. Niente di più. Tutto questo è frutto di un sistema che ha funzionato col sacrificio degli operatori, con la responsabilità delle persone e con alcune punte di diamante. Presidente, sanità campana sugli scudi, l'EMA approva la sperimentazione fatta da Scierto, ma non solo questo, sembra che veramente la Campania su questo fronte abbia fatto passi da gigante. Credo proprio di sì, non lo diciamo a voce alta perché in Italia se fai qualcosa di buono ti impallinano. Manteniamo i toni bassi, ma mi pare del tutto evidente che una regione che è uscita dal commissariamento 3 mesi prima che venisse il Covid ha fatto veramente un miracolo. Intanto confermata la partenza per il 16 dicembre della vaccinazione della fascia 5-11 anni, già 1.500 quelli iscritti sulla piattaforma regionale. Il giorno 16 perché il 15 arriveranno le forniture di vaccini dedicate ai più piccoli. Voi sapete che abbiamo fatto una scelta come Regione Campania di avere aree separate di vaccinazione per i bambini e per gli adulti. Per evitare promiscuità, magari ritarderemo un po' per gli adulti, ma è bene avere dei luoghi di vaccinazione dedicati per i bambini. Il giorno 16 saremo in alcune scuole, credo della provincia di Salerno, sicuramente della provincia di Napoli, dove i docenti, i presidi hanno già preparato con le famiglie la campagna di vaccinazione per i più piccoli. È un tema, come sappiamo tutti quanti, estremamente delicato.